Buonasera amici e carissimi telespettatori, amanti di questo programma, dopo cena ritorniamo nel nostro salotto per presentarvi degli amici che voi già conoscete. E l'argomento di questa sera sarà un argomento che loro ci presenteranno e che è estremamente interessante perché è un'argomentazione e una sostanza, è una pianta che sentiamo ricorrere da diverso tempo. Vogliamo focalizzarsi insieme agli amici dell'Agrifoglio, dell'erboristeria Agrifoglio che già ci hanno deliziato con tanti prodotti in questo settore con l'aloe. Allora, iniziamo dal principio, facciamo le dovute presentazioni e saluti perché insomma benvenuti a questa nuova edizione di Dopo Cena, non potevate mancare, insomma, ormai buonasera. Allora, iniziamo questo percorso di questa nuova edizione di Dopo Cena con una pianta che piace tanto perché è un prodotto che sta avendo un grosso successo ultimamente, c'è grande interesse attorno all'aloe, però Marco, tu che sei di comprovata esperienza in ambito erboristico, facci un po' lo stato dell'arte, insomma cerchiamo di fare un po' di chiarezza, sì. Perché se ne sentono tante su questa pianta. Allora, in estrema sintesi, perché si potrebbe parlare le ore dell'aloe. Immagino. Basti pensare che viene usata fin dall'antichità proprio, ci sono proprio delle dimostranze nell'ambito dell'assiro-babilonese, dagli egiziani, in tutto il mondo addirittura. L'aloe è una pianta che appartiene, prima veniva catalogata tra le liliacee. In realtà poi dopo degli studi più accurati da parte di un certo Stevenson ha formato una nuova famiglia botanica che è proprio quella delle aloacee. Se ne contano circa 350 varietà. Però quelle che interessano a noi anche per il consumo sia alimentare che cosmetico sono quelle quattro fondamentali che sono l'aloe vera, l'aloe barbadensis Miller, detta aloe vera, poi c'è l'arborescens, la chinensis e la ferrox. Queste sono le quattro più importanti, però ci sono anche altre aloe interessanti. Queste sono quelle più commerciali e anche più usate. C'hanno un utilizzo quindi non solo estetico, ornamentale, ma hanno delle proprietà proprio intrinseche che servono per diversi usi. Quindi immagino che le proprietà anche di questa pianta siano diverse a seconda dei vari tipi di utilizzi che bisogna fare. Sì, fondamentalmente tutti i tipi di aloe contengono tre ceppi fondamentali di principi attivi, chiamiamoli. Sono gli zuccheri polisaccaridi, mucopolisaccaridi anzi. E poi ci sono le sostanze antrachinoni, insomma. Esatto. e poi ci sono tutta una serie di sali minerali e vitamine. Che l'aloe vera è quella che contiene un po' tutte queste sostanze, anche se in una quantità minore, mentre alcune piante, tipo non so, la ferrox, contiene molto più ferro, però magari ha un più basso contenuto di altre sostanze. L'aloe vera è quella più equilibrata. L'aloe vera, l'aloe barbadensis vera, è quella più usata perché è la pianta più robusta, più facilmente coltivabile e quella che dà la resa maggiore. Quindi fondamentalmente è per questo. Di quelle che ci avete portato qui, qual è? Tanto perché ci avete, giustamente ci hanno riempito, come sempre fanno, lo studio di tutti questi bei colori, che tra l'altro il verde e il rosso sono anche giustamente abbastanza natalizi, visto che ci siamo a ridosso. E qual è di queste che ci hai portato, quella che stavi citando poco fa? Sì, guarda, questa è l'aloe vera barbadensis. Ecco. E invece quella piccolina con le foglie strette e più basse è l'aloe arborescens. Ah, ecco. E abbiamo solo queste due, in quanto le abbiamo prese, adesso queste per far vedere da Regini, certo, Garden, che lui ha una bella varietà. Di aloe, però solo di questi due tipi. Quindi quella che è qui accanto a me è sì, quella è la vera. È l'aloe vera, come vedi ha le foglie molto carnose. Ecco. Molto carnose, quindi vediamo se Dino la sta riprendendo.
prendendo in questo momento accanto a te è quella. Esatto, ha le foglie molto più carnose e questa poi si estende anche, diventa anche molto più grande. Questa già, quest'aloe qui ha più di 3 anni, questo tipo di aloe. Poi come vedi fa tutti questi, diciamo, figlioletti, getti che possono essere presi e poi farne altri. Sì, è molto produttiva, se ne fa parecchia. Quindi invece questi qui che abbiamo in primo piano davanti a noi è un'altra tipologia. Sì, è molto più, come vedi rimane piccola, anche se questa ha già più di 2 anni, rimane piccola, le foglie sono più basse, quindi dentro il contenuto ce n'è molto di meno, è molto più difficile ricavarne i principi attivi, infatti anche come tipo di aloe è molto più costosa. Perché chiaramente per estrarne un quantitativo, diciamo, sufficiente per fare un prodotto ce ne vuole tantissimo. Sì. Allora, dopo avevamo anche delle immagini per così che ci avete gentilmente portato, che ci spiegano come si fa a estrarre principio attivo dalla pianta. Però una cosa che ti volevo chiedere, Marco, è questa: l'utilizzo che se ne faceva in antichità, che quindi chiaramente è stato anche tramandato ad oggi, era il medesimo che si fa ad oggi, immagino. Sì, esattamente. Tieni presente che la medicina antica non è che avesse tante cose da imparare da quella di oggi. Diciamo che oggi ci sono le risultanze di laboratorio, ci sono delle risultanze scientifiche, si conosce la struttura molecolare delle cose, però il sapere antico era valido quella volta ed è valido oggi, come si vede. È importante, ti devo dire, della foglia? Sì, ti faccio... perché secondo me il tutto parte dalla foglia. Dalla foglia, sì, è tutto lì. Allora, questa qui adesso è piccolina, te la faccio vedere, non so se si riesce a inquadrare. Prendi. Forse la prendo, è meglio, sì, guarda. Sì, così Dino, adesso, nostro cameraman Non posso farlo qui perché dopo c'è il gel, sporcherei tutto, insomma. Poi perché come la tagliamo fuoriesce. Anche rovinare la pianta è brutto. Questa è proprio la nostra, questa viene da Vivulturno Sentinarola. Ecco. Praticamente si taglia la foglia dalla base qui. Sì. Si lava accuratamente. Una cosa importante è che le ditte serie lo fanno manualmente. Ah, ecco. E vengono tutte da produzione biologica. Cioè, l'ave è quella veramente buona. Quella, del resto noi siamo arboristi. Esatto. Quando prendi questa foglia qui, poi dopo, si taglia con il coltello, si seziona praticamente l'esterno. L'esterno spinoso. Ah, ecco. E si toglie la punta perché per un motivo molto... Qui vediamo anche una diapositiva che ci hai portato che... Esatto. Ecco, magari te lo mostro fa vedere, sì, ci fa vedere proprio la sezione... Cascato questo. La sezione della foglia. Allora praticamente tu sezioni la foglia, poi togli queste spine e la punta, perché lì c'è un'alta concentrazione di antrachinoni. Ah, ecco. E questi presiedono la funzionalità intestinale, hanno un sacco di proprietà gli antrachinoni, però se tu ne prendi una quantità elevata, poi dopo c'hai degli effetti collaterali. Non simpaticissimi. Ho capito. Quindi praticamente hanno bisogna... un effetto un po' più lassativo. Importante. Okay. Quindi si tolgono queste due parti, poi dopo, praticamente dopo che viene lavata la foglia, tagliate queste spine e la punta, si decortica, ecco, e viene fuori questo non finito. Propriamente questa è la seconda fase, quando viene decorticata, ecco. Questo è il gel. Ah, ecco. Questo è interessantissimo e questo gel qui è praticamente dovuto alla presenza di questi mucopolisaccaridi, che sono degli zuccheri composti molto particolari. Ecco, questo è proprio il gel. Lo dice anche il nome, mucopolisaccaridi. Praticamente, se tu questo vedi, è un gel filamentoso, mucoso, che praticamente presiede a tante funzioni, propriamente a quelle cicatrizzanti. L'utilizzo poi nei prodotti, cioè il passaggio è questo, c'è pochi passaggi, no? Sì. Cioè questo è già una sostanza attiva, questa già teoricamente, sì, no? Sì, questa è già attiva, è poi già attiva. Viene messa, praticamente viene pastorizzata leggermente in una grande pentola ermetica e poi viene filtrata e da questo che ne esce proprio un succo molto chiaro, molto liquido,
molto liquido, e lì ci sono tutti i principi attivi di questo gel. Di questo gel, quindi. La polpa del gel viene eliminata di solito, anche perché è molto ricca di fibre e di questi antacrinoni, che poi è meglio che non ci siano, che non ce ne siano troppi. Oppure qualche volta viene un pochino riaggiunta al succo per farlo più polposo, più ricco di fibre, per chi ha anche magari dei problemi intestinali. Il nostro, quello che abbiamo qui stasera, è un succo limpido. Mm-hmm. È un succo limpido, c'è pochissima polpa, infatti è un succo che non ha proprio nessuna controindicazione per l'intestino. Si può prendere tranquillamente persone di tutte le età. Quindi. Ecco, la particolarità anche di questi prodotti è la loro versatilità. La loro Adesso poi li conosceremo nel loro specifico utilizzo. Però Marco, io volevo capire anche una cosa: perché utilizzare l'aloe anziché altri presidi, e quali sono le proprietà poi rigeneranti sul nostro organismo, quindi la motivazione che ci deve spingere a utilizzarla? Beh, perché l'aloe? Perché svolge tantissime funzioni, pensa che ha circa 160 principi attivi riuniti, ecco, in una sola pianta, quindi. Capisci? Quindi è importantissimo. Per carità, ci sono tante altre piante, potrei fare molti dopo cena, perché sono delle piante meravigliose in giro. E l'aloe è particolare perché svolge delle funzioni esterne, endogene ed esogene. Quali sono le applicazioni per le quali anche poi... Guarda, naturalmente tu quando devi vendere un prodotto, anche per usarlo, lo trasformi, no? Ci sono anche delle leggi, lo devi fare, però tu immagina che sei alle Barbados, inciampi, ti tagli un dito, oppure ti ustioni sotto il sole, tu tagli una foglia di aloe, te la applichi, no? Fai attraverso quel metodo, esatto, tu te lo applichi e ti si cicatrizza. La ferita. Quindi già questo. Poi dopo è chiaro che tu non è che adesso noi siamo uomini tecnologici moderni, non è che vai in giro con le foglie di aloe nelle saccozze. Però, quindi capisci? Però la bisogna. Pensa tu che potenza che ha questa pianta, cioè proprio veramente ti potresti curare proprio con la pianta. Ecco, veramente. E io penso che, insomma, in antichità, quando l'hanno scoperta, penso che facevano pochi passaggi anche di elaborazione, la usavano, sì, abbastanza così. Abbastanza pura. Adesso invece ci sono delle leggi che ti obbligano a fare certi passaggi, quindi l'aloe deve essere selezionata, deve essere pastorizzata, deve togliere gli antacrinoni, deve diciamo sottostare a certe regole europee. Ecco, quindi c'è una normativa che tutela anche il consumatore, sì. Lo garantisce anche per quello che può essere un prodotto di qualità. Allora, quello che ci avete portato qui questa sera è un prodotto nuovo che si affaccia sul mercato in questi giorni, e del quale voi giustamente avete l'utilizzo la concessione. Diciamo così. C'è un po' una storia particolare di questo prodotto che nasce in un posto molto bello, che sono le Barbados. Le Canarie. Sì, qui praticamente abbiamo cercato quest'aloe alle Canarie perché l'aloe lì cresce veramente ricchissima di principi attivi, in quanto il clima, prima di tutto, né troppo caldo né troppo freddo, lì il clima è sempre temperato, è sempre una temperatura costante, e poi tutto l'anno. Ecco. E poi un'altra cosa importante è la biosfera. Le Canarie sono state dichiarate patrimonio dell'UNESCO per la loro biosfera, quindi l'aria incontaminata. Non c'è inquinamento alle Canarie, in quanto industrie non ce ne sono, le auto sono veramente pochissime. I posti, come vedi, sono sconfinati, anche le strade molto libere, quindi niente inquinamento. Il terreno infatti è particolare, perché il terreno è vulcanico, il terreno roccioso vulcanico, quindi queste piante si arricchiscono ulteriormente di minerali. Chiaro. Presi dal terreno, quindi calcio, manganese, sì? Infatti, se posso dire, noi abbiamo scelto proprio le Canarie per questo, perché come ti dicevo prima, l'aloe vera ha un più basso contenuto rispetto alla cinensis o alla ferro, sì, di determinate sostanze, sali minerali, vitamine, se non che alle Canarie per questa particolare situazione invece
ha delle proprietà magnifiche. Sì, cioè, si arricchisce. Sì, si arricchisce di molti elementi. Quindi il substrato nel quale la pianta cresce e gli agenti esterni che influiscono sulla sua crescita contribuiscono ad arricchirla ulteriormente. In qualità. Quindi, siamo al top del di dove potrebbe essere coltivata. È piena di minerali, di oligoelementi, di cromo, si dice. Cioè, veramente questa è una pianta meravigliosa. Poi, insomma, cresciuta e coltivata in questo habitat così incontaminato, così puro, diciamo, esprime il massimo del suo potenziale. Sì, poi le migliori coltivazioni a livello mondiale sono in Spagna, in Grecia, in Israele quindi... e segnatamente in Spagna, perché lì veramente nel caso dell'aloe, come noi per esempio primeggiamo per il vino e per l'olio, certo, lì per l'aloe c'hanno una normativa approvata anche dall'Europa. Per cui c'è veramente c'è una coltivazione biologica, sì, c'è una qualità. Infatti abbiamo visto comparire nel fold che presentava i prodotti poco fa, nella diapositiva di prima, ecco che c'è proprio questa simbologia che è, insomma, garanzia di agricoltura biologica. Esatto, questo è il simbolo dell'agricoltura biologica europeo. Sì. Sia del succo, e questo è il simbolo del biologico della crema e del gel. È il BDACE, che è il biologico per la cosmetica. Ecco. Quindi i prodotti sono tutti e tre biologici. Biologici, quindi questo fa grande gioia. E questo è il prodotto nel suo packaging. Sì. Mi parlavi specificatamente di tre prodotti. Sì. Uno l'abbiamo già parzialmente anticipato, sì, è quello che è sotto forma di succo, no? Mi dicevi. Sì, che utilizzi ha questo? Il succo è il prodotto più importante. E l'utilizzo del succo, allora, è intanto depurativo per il fegato e depurativo per l'intestino. Poi se lo si prende per più di un mese agisce anche sugli organi emuntori, quindi è depurativo per la pelle. Quindi chi ha problemi di acne, chi ha problemi di pelle, va benissimo. E poi agisce anche sulla produzione di ferro, in quanto contiene la vitamina B1 e la vitamina B6, che vanno ad agire sulla produzione, arricchiscono, diciamo, i globuli bianchi e rossi, quindi i globuli rossi per la produzione di ferro, e i globuli bianchi vanno ad agire anche chi ha problemi di allergia, come dicevamo prima, chi ha problemi di particolari tipi di malattie dove i globuli bianchi hanno un ruolo importante. Quindi anche persone un po' anemiche che hanno difficoltà, no? Sì. Possono usufruire di questo prodotto. Si prende come un normale succo? Sì, agisce anche come antinfiammatorio, e agisce quindi anche antinfiammatorio reumatico, per i dolori reumatici. In più agisce anche sullo stomaco, chi ha problemi di gastrite, iperacidità, aiuta a cicatrizzare prima le ulcere, è un bel cicatrizzante per le sue mucillagini, fa anche da protezione. Marco, mi dicevi che addirittura, scusa, sì, Manuel, no, perché salto un po' in qua e là, però mi piace coinvolgervi tutti. Marco, vale, prima mi parlavi di un'azione proprio sulla parete dello stomaco, sì, perché rigenerante, che quindi accelera il processo di cicatrizzazione. Esatto, come ti dicevo prima, questi zuccheri composti, i mucopolisaccaridi, hanno questa particolarità qui e si presentano sotto questa forma di gel che fa forma come una pellicola nello stomaco, no? Quindi ad un'azione proprio cicatrizzante. C'è anche uno studio molto importante su questi antrachinoni, no? Che ce n'è una varietà non indifferente. E addirittura hanno delle proprietà citotossiche. Questo qui è stato uno studio condotto dal dottor Palu dell'Università di Padova, dove ha proprio visto che c'ha una risultanza in alcuni tumori infantili addirittura. Quindi, da qui anche, dopo bisogna essere anche seri, come io dico sempre. Beh, certo. Da qui a dire che l'aloe cura il tumore, come qualcuno però dice, ce ne corre, certo, perché ancora si devono studiare molti particolari principi attivi dell'aloe, però alcune risultanze ci sono state, perché ha proprio una possibilità di intervenire a livello cellulare, quindi infatti si usa molto anche per chi fa le chemio. Mm-hmm. È un prodotto che, insomma, per chi lo conosce, no? Sì, viene usato anche in appoggio alle terapie, chiaramente
Sì, perché stimola la produzione di interferone. Ecco. L'ace mannano, questo in particolare. L'ace mannano stimola la produzione di interferone, quindi è importante in questo tipo di patologie. In queste tipologie. Sì. Come si prende? Quante volte al giorno si può prendere? Cioè, si prende sotto forma così di... Sì, cioè, tipo una bevanda. Si può prendere, si può usare il misurino, si prende un misurino la mattina e un misurino la sera. Okay. Oppure se si ha problemi di iperacidità, di gastrite, se ne prende un cucchiaio prima di mangiare, prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena. Chi ha problemi a livello di acidità gastrica, sì, eccetera. Sì. Quindi meglio prima dei pasti. Meglio prima, perché diciamo, forma questa pellicola, esatto, di cui c'è una protezione. Si parlava. Vogliamo adesso Lino, adesso tu hai un destino. Ho un destino. Non me l'hanno detto, ma io lo immaginavo. Prego. Dobbiamo fare vis-à-vis tu sei la mia cavia ufficiale. Va bene. Sopravviverai, diciamo, la prova per... Assolutamente sì. Ecco, adesso ecco, dopo mi dici proprio anche... dal vivo. Ecco. Va bene. Ci vorrebbero gli amici dell'Icefi che fanno una preghierina e bevi. È vero, bevo proprio, io vado, provo, sì, in diretta qui. Mentre quindi... tu provi, io ti dirò che questo tipo, ecco, di ale qua è molto buono in confronto ad altri tipi, perché non ha il sodio benzoato dentro. È vero. Quindi non rimane acido forte. Hai sentito com'è delicato? Sì, sì, sì. Io ne ho assaggiati altri, devo dire la verità. Sì. E l'impatto in primis è molto... gradevole. Sì, sì, è vero. Bene. È vero, perché sodio benzoato non ce n'è, c'è soltanto come conservante acido citrico e acido ascorbico. E si sente quindi un po' la... Alo è puro 100%, acido citrico, acido ascorbico, niente altro, molto molto semplice. Quindi grandi apporti vitaminici, oltre che sì, naturalmente a supporto. Esatto. Gli altri utilizzi invece che si possono fare con invece le altre formulazioni che esatto, si presentano sono degli usi topici. Topici, no? Sì. Dal filetto che abbiamo visto prima di gel, da cui si ricava il succo, sempre dallo stesso tipo di gel si ricava anche per uso esterno, proprio chiamato gel di aloe per uso esterno. Questo è puro al 99%, puro gel di aloe, 99%. Quindi c'è una titolazione, sì, anche elevata. Molto alta, esatto. E questo gel va usato per tanti tipi di problematiche della pelle, tipo gli arrossamenti, le scottature, le punture d'insetto e anche un rigenerante cellulare, in quanto va a stimolare i fibroblasti, sia a livello esterno che a livello interno, quindi a livello interno per le pareti venose, no? Quando i fibroblasti aiutano a elasticizzare le vene, sì, e la pelle. A livello esterno serve per cicatrizzare e per rigenerare la pelle. Quindi situazioni di pesantezza di gambe, esatto, oppure problemi circolatori periferici, quindi periferici, penso per proprio interno, alle gambe, sì, alle caviglie gonfie, sì, così. Questa è un'azione anche proprio linfodrenante, possiamo dire. Sì. Invece per uso esterno, questo gel, che può sembrare liquido al momento, però poi quando si passa sulla pelle, vediamo che si assorbe immediatamente ed ha questa azione molto idratante e lenitiva. Quindi, ad esempio, piccoli tagli, pelle non integra, pelle anche... con le macchie, no? Sì, perché ha anche un'azione schiarente, e per le irritazioni da pannolino dei bambini, ecco, o le irritazioni da pannolone degli adulti, anche delle persone adulte, può essere usato dopo la rasatura, come con antiarossante, ah, dopo la depilazione per la donna, dopo sole, ha tanti dopo usi. Sole. Sì. Questo buco polisaccaride che aderisce, sì, aderendo alla pelle, fa sì che, fra l'altro, noi sappiamo che attraverso la traspirazione nei bulbi piliferi vengono fuori delle goccioline d'acqua, certo, in sostanza, no? Invece questo film praticamente te lo fa trattenere e lo riassorbi, quindi ti rimane molto idratata la pelle. Quindi anche, insomma, vabbè, chiaramente siamo lontani dalla stagione estiva, però diciamo che in quella fattispecie ha un duplice utilizzo, no? Sì, diciamo, sì, che idratante dopo l'azione del sole e lenitiva. Invece, sì, in questo periodo, anche per l'azione di secchezza che il freddo
penso, certo, può fare, no? Immagino. Sì. L'arrossamento, infatti, anche delle mani, esatto, da freddo. Come, esatto, no? Infatti per questo periodo abbiamo creato anche la crema, una base cremosa dove abbiamo messo il 70% è gel di aloe. Poi il resto abbiamo messo fiori di calendula, avena, l'estratto del goji, dell'açaí, che serve come antiossidante anche per uso esterno, e l'olio di mandorle dentro, quindi ecco, quella ha una base cremosa, un gel con una base cremosa per dare un po' più nutrimento, più una cosa più invernale. Anche l'avena è un lenitiva, sì, vero? Perché ci sono proprio anche altre preparazioni a base di avena, che si utilizza proprio nei casi di arrossamento. Esatto, è la calendula anche. È la calendula. Sì. E diciamo che la scelta tra il gel e la crema, qual è? Il gel è più puro, il gel è più curativo, l'altro è un po' più cosmetico, se vogliamo semplificare così. Sì. Sì, oppure chi non ama il gel perché magari chi ama usare la crema, che è un po' più nutriente, no, del gel, allora opta per la crema. Quella poi si può usare anche per il viso, per il corpo, per qualsiasi tipo di... Quindi non ci sono parti, insomma, escluse, si può utilizzare in qualunque presidio del nostro... Ah, una cosa importante corpo, che non ho detto, è che il gel di aloe non ha la glicerina. Ecco. Molto importante, perché molti tipi di gel di aloe, diciamo quasi tutti, il 90% hanno la glicerina. Questo no, quindi si presenta un pochino più liquido, ma in realtà ha un'azione molto più penetrante, no? La glicerina qualche volta fa quella patina che non fa penetrare il prodotto. Lo do per scontato, ma ve lo chiedo per onore di cosa, sono dermatologicamente testati, quindi hanno tutto, perché certo, chiaramente esatto, anche contro le allergie, no, tutto quello che è. Certo. Ci siamo mossi bene, insomma, abbiamo trovato un prodotto che veramente fosse di nicchia, a noi interessava la qualità. Ecco. Insomma, noi puntiamo a un bersaglio un po' grosso, nel senso che, ecco, persone che possano, perché vengono a costare un pochettino questi prodotti rispetto... La qualità, allo si standard, paga, come allo si standard, dice, diciamo, allo però standard, ne vale la pena. Noi puntiamo le persone che, insomma, ecco, comprendono un pochettino, che vogliono avere una qualità, ecco, certo, in mano. Beh, poi la titolazione anche del prodotto la dice lunga, siamo quasi al 100%, quindi insomma immagino che questo, perché poi anche questo va detto, perché a parità di presenza di sostanza in un determinato prodotto, questo sia a livello alimentare, che anche insomma, quando parliamo di pane integrale, bisogna vedere, no, qual è la percentuale, esatto, di, dicevo, no, l'altra volta, esatto, come dicevamo l'altra volta, insomma, di componenti, insomma, quindi e la stessa cosa vale anche per questi una prodotti. Cosa, una cosa ci tenevo a dire, che non so se mi ricorda se l'ha detto la Manuela, casomai lo ridico io, questo qui è un prodotto che non è liofilizzato, perché abbiamo scoperto degli alcalini, diciamo così, ecco, cioè praticamente il prodotto viene pastorizzato in una determinata maniera molto industriale, per cui già lì perde molti principi attivi, vitamine, eccetera. Poi viene liofilizzato. Tu capisci che importare l'aloe liofilizzata ha un costo minore, perché tu praticamente in un cubo ci metti, poi dopo tu aggiungi l'acqua e capisci che il prodotto è tutto diverso. Invece qui è puro, proprio da fresco, da succo fresco. Capito? Poi immagino che anche nella fase di liofilizzazione perda qualche cosa, perché chiaramente, no, No? E quindi invece lavorato in questo modo. E poi viene aggiunta l'acqua dopo. Poi viene aggiunta l'acqua. Questo no, quindi... qui non c'è acqua, non c'è acqua. Quindi, ok, come sempre diciamo, la qualità si paga, il giusto, ma è giusto che ci siano anche delle differenziazioni tra, appunto, un prodotto che, come ho detto all'inizio, sta avendo una grossa diffusione, c'è un grosso appeal da parte del pubblico, soprattutto femminile, su questo prodotto, grande attenzione ai prodotti naturali, però attenzione a quello che si trova in giro, perché le differenziazioni ci sono, e quindi magari cerchiamo di spendere qualcosa in più e un po' più raramente, però quando la prendiamo centrata. Poi questo è un periodo anche di cadeau, di regali, andiamo incontro al Natale. Infatti poi vedete, ho preparato anche una versione natalizia, chi lo vuole regalare, chi vuole regalare salute, regala. Ecco, quindi un regalo intelligente che può essere messo sotto l'albero di Natale. Oh, il tempo è sempre tiranno quando ci sono gli amici dell'Agrifoglio, perché mangiando viene l'appetito, con loro è sempre una scoperta di nuove cose, di nuove sostanze, poi sono estremamente gradevoli averli qui sul divano, quindi lì avremo, grazie, spero, ancora per altre cose. Per intanto grazie innanzitutto per essere stati qui nuovamente e averci presentato nuove prospettive, nuovi prodotti anche
sull'aloe che è così, diciamo, diffusa ultimamente. Quindi, insomma, ve ne rende merito sicuramente questo. Speriamo che vi dia grandi soddisfazioni questo prodotto. E non l'ho mai detto, lo voglio dire stasera. Ecco. A me piace molto questa TV ed è molto, molto curata, molto bella. Bene, grazie. Grazie, estendiamo il tuo gradimento a tutti, perché oltre a me c'è uno staff che lavora dietro a questo programma, dal regista agli operatori, alla direzione e insomma alle segreterie, a tutto quello che c'è dietro e che non si vede, che però giustamente lavora per far sì che questo programma abbia questo gradimento e questa accoglienza, che insomma noi vi ringraziamo. Bene, per questa puntata è tutto, grazie agli amici dell'Agrifoglio, alle prossime puntate, ciao, arrivederci.